Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Questa sera prepareremo un primo gustosissimo, i fusilli di Gragnano con i pomodori secchi. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono i fusilli, questa pasta lunga di Gragnano, perché a me piace moltissimo questo tipo di pasta. Io ho preferito della carne trita scelta di vitello, un pochettino più magra. Potete scegliere del pollo, del tacchino, qualsiasi tipo di carne trita voi vogliate. Ci serviranno naturalmente i pomodori secchi, uno scalogno medio grande, uno spicchio di aglio e mezzo, mezzo bicchiere di vino bianco, l'olio di conservazione dei pomodori secchi. Ci servirà poi del formaggio grattugiato a mantecare il tutto alla fine. L'acqua è già bella calda e sta per venire a bollire, e quindi mettiamoci subito a cucinare. Ho messo in questa padella l'olio di conservazione dei pomodori, come vedete c'è finito anche un pezzettino. È arrivata a temperatura, andiamo ad aggiungere la carne e cercate di romperla in pezzettini più piccoli, aiutandovi con un cucchiaio di legno, di silicone, per non rovinare la vostra pentola. Nel frattempo portate anche a bollire l'acqua della vostra pasta. Andiamo ad aggiungere adesso anche l'aglio e lo scalogno. Se non vi piace tagliato a listerelle, l'aglio potete anche schiacciarlo con uno schiacciaglio se lo avete. A me piacciono i sapori forti, in casa nostra ci piace l'aglio, quindi non abbiamo nessun problema. Lasciamo insaporire qualche minuto e poi aggiungeremo il vino bianco. Andiamo ad aggiungere e sfumare con il vino bianco. Lasciamolo evaporare, ridurre più della metà e poi aggiungeremo gli altri ingredienti. Il nostro vino si è ridotto più della metà, andiamo ad aggiungere i pomodori che ho tagliato, come vedete, a listarelle. Aggiungiamo anche, non ho menzionato gli ingredienti perché è del tutto optional, se vi piace o meno, un po' di pepe. Lasciamo finire di insaporire, cuoceremo la pasta e la faremo mantecare all'interno del nostro gustosissimo condimento. Ho aspettato per regolare di sale una volta aggiunti i pomodori, perché alcuni pomodori secchi che compriamo già confezionati sono molto saporiti e già salati, invece questi hanno avuto bisogno di sale all'interno della carne per insaporire tutto quanto. L'acqua della pasta bolle, aggiungiamo un po' di sale e mettiamo la nostra pasta. Questa pasta cuoce in 10 minuti, la scoleremo dopo 8, gli ultimi 2 minuti la faremo mantecare insieme al nostro condimento direttamente in padella. Mi raccomando, ricordatevi di tenere da parte un po' di acqua di cottura. 8 minuti sono passati, andiamo a prendere un po' di acqua di cottura, teniamo da parte e andiamo a scolare la nostra pasta. Abbiamo aggiunto la nostra pasta, andiamo ad aggiungere un po' di acqua di cottura. Andiamo a girare i nostri fusilli e lasciamoli insaporire bene 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 insieme alla nostra carne trita e ai nostri pomodori secchi. Aggiungiamo gli ultimi due ingredienti, un po' di prezzemolo e un po' di formaggio a mantecare. Diamo un'ultima mescolata e noi saremo pronti a impiattare. Eccoci qui, i nostri fusilli con i pomodori secchi sono pronti per essere gustati. Se volete alla fine aggiungete un filo di olio crudo. Io non l'ho reputo necessario perché questa pasta di Gragnano ha formato una cremina eccezionale che non vedo l'ora di sedermi a tavola e gustarmi questa pasta. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, mi raccomando, mettete un bel like al video sul canale YouTube. E da oggi ci trovate anche sul sito cucinaconagnese.it, dove potete trovare tutta la raccolta delle nostre ricette divise per categorie, così non vi sbagliate e trovate tutto quello che volete. Ci vediamo domenica prossima!
Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.